infissi legno alluminio a taglio termico. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. L'infisso legno alluminio a taglio termico è un infisso che nella realtà dei fatti non esiste, o meglio, non esiste perché un infisso in legno è già termico di suo, quindi non ha bisogno di un taglio termico, perché un taglio termico è un materiale isolante che viene interposto, va proprio a tagliare la sezione del profilato, come ad esempio un infisso in acciaio o in alluminio, interrompe il passaggio di caldo e di freddo, a seconda che siamo in estate o in inverno. Invece un serramento che può avere il taglio termico, che è anche del legno, è un serramento in alluminio legno. In questo caso la parte principale del serramento è in alluminio e lì addirittura è fondamentale che ci sia il taglio termico, perché un serramento in alluminio senza taglio termico con il legno dentro sarà un serramento che ti porrà tantissimi problemi, ti esporrà a tantissimi problemi, possibili muffe e condense tra i due materiali che col tempo andranno a deteriorare il legno e a rovinarlo infisso per sempre, rendendolo veramente inutilizzabile. Ma se stai guardando infissi legno alluminio, ti consiglio di utilizzare l'infisso con la parte predominante il legno, quindi la parte importante interna come un infisso in legno, con applicato uno scudo esterno in alluminio a protezione dell'infisso stesso. Se vuoi dei consigli sul tipo di materiale che vuoi scegliere, sulle dimensioni, sull'isolamento termico e su tantissime altre cose, sul vetro che è la cosa fondamentale dell'infisso e non sei nelle zone della Romagna dove serviamo tutti i nostri clienti abitualmente, puoi avvalerti del servizio di consulenza con Sistema Bisacchi, dove ti andrò a consigliare appunto la soluzione migliore o magari a scegliere il prente o migliore tra quelli che hai fatto, così sarai sicuro di non sbagliare la scelta importante dei serramenti. Ciao e al prossimo video. Dimenticavo, la consulenza la trovi su www.blogbisacchi.it. Ciao.